Ettore è stata una straordinaria persona, cioè un uomo amichevole, un uomo garbato, un uomo attento agli altri, se mi hai permesso il ricordo del militante della sinistra, appassionato, intelligente, ironico, anche capace di cogliere le debolezze, diciamo, gli snobismi della sinistra italiana. Ricordo l'impegno anche che ebbe quando ci fu la grande manifestazione al Circo Massimo sull'articolo 18, il lavoro che fece, l'attenzione che ha sempre avuto anche al mondo del lavoro e ai diritti delle persone. Ecco, quindi mi sembrava doveroso omaggiarlo e ricordarlo. A me piace ricordare la grande umanità di Ettore Scola, la sua curiosità nei confronti del genere umano. Di fronte agli interlocutori, anche occasionali, non costruiva gerarchie, non guardava al ruolo delle persone, guardava le persone.